今すぐにもっと Hands up そう夢歌ってずっと Stand up 折れない裸影何度だって壁を越えたんだ止まらずにさあ行こう Hands up 。Buongiorno a tutti, qualche lista e bentrovati a Anime Inside. Quest'oggi voglio portare un anime che soprattutto per molti è sconosciuto e allo stesso tempo, oltre ad essere sconosciuto, è stato anche sottovalutato sia come bellezza in sé e che come storia. L'anime di cui sto parlando è Supernatural The Animation. Ora, Supernatural, per chi non lo sapesse, è una serie televisiva statunitense nata nel 2005, di genere paranormale e drammatico, creata da Eric Kripke e girata comunque a Vancouver. Perché dico queste informazioni? Perché la serie di Supernatural Animation prende a pie mani il materiale delle, diciamo, prime due, ma io direi anche terza stagione. E quindi cosa ritroviamo? Ritroviamo le vicende dei due protagonisti, che per l'appunto sono Sam e Dean Winchester, e dovranno cimentarsi con i mostri del genere horror, ghoul, zombie, vampiri, licantropi, insomma tutto quello che c'è nel panorama paranormale. Ma ci sono anche eventi drammatici e quindi è interessante questa cosa. È una cosa che ha portato la serie alla 14ª stagione, ma non voglio spoilerarvi troppo. Rispetto alla serie, diciamo, base, cioè alla serie televisiva, questo anime approfondisce alcuni aspetti della vita dei protagonisti attraverso dei episodi prequel, tra cui quello che ha portato Sam a cercare di andare verso a fare un'altra vita, oppure aspetti in cui si introduceva il demone dagli occhi gialli e così via. Poi ha anche delle storie inedite che non sono nemmeno riprese nella lunga serie del telefilm, ma comunque ha il suo perché. La storia di questi ragazzi è, almeno inizialmente, cercare il padre che è scomparso. Loro sono cacciatori di demoni e roba varia, quindi loro stanno cercando indizi e cose, ma nel frattempo, come nella serie principale, si mettono a indagare e a ammazzare altri mostri. Questo non, cioè, non toglie che la serie ha episodi comunque a sé stanti, ma allo stesso tempo, se amate lo splatter e il sangue, lo troverete. La regia di questo anime è nelle mani di due registi, Atsuko Ishizuka e Shigeyuki Miya. Atsuko ha lavorato ad altri anime, e per esempio come assistente di regia a Nana, ha lavorato a Monster, che è del 2004-2005 se non ricordo male, ma diciamo non è una che non ha fatto granché, ha fatto bei anime, che poi porterò anche quelli sicuramente. E che dire, poi alla sceneggiatura, alla rimaneggiatura delle cose, degli eventi del telefilm, abbiamo trovato Nayo Takayama. Io volevo trovare informazioni su questa sceneggiatrice, ma ahimè non sono riuscito, anche perché non parlo giapponese, perché se vado su i siti giapponesi la trovo. E il character design è di Takahiro Yoshimatsu ed è quello che secondo me ha fatto un ottimo lavoro per aver
disegnato così Sam e Dean Winchester, perché ricorda molto loro da inizio serie. Non solo, il modo di fare i mostri, che sono sì simili a quelli della serie ma sono anche diversi, è molto figo, molto figo. E devo ringraziare anche la regia, che con questi character design, con lo storyboard e tutto quello che c'è nel fare un anime, sono riusciti a portare veramente lo spirito della serie di Supernatural. Io non voglio spoilerarvi verso fine serie, ma la fine serie è veramente bella. Cioè, quella, i due perché poi è divisa in due episodi finali la fine serie, e direi che chiude veramente bene. Io già avevo amato come finiva la terza stagione, o la seconda, non mi ricordo. Quindi riesce a dare veramente lo spirito del telefilm, e io ve lo consiglio, perché è un bellissimo telefilm, che per me, fan di lunga data, sta un pochino anche a me andando sul banale il telefilm. Però quando arrivarono a quella stagione lì, che poi viene ripresa nell'anime, era perfetta, perché questa è un'altra nozione del concepimento di Supernatural. Inizialmente lo sceneggiatore che scrisse la storia di Sam e Dean Winchester aveva pensato per 3 stagioni, con la conclusione che c'era, ma alla fine è stata rinnovata, e poi è rinnovata e rinnovata, fino ad arrivare alla 14ª. Tornando alla serie anime, c'è da dire che le musiche sono di ottima fattura e ricalcano per bene le situazioni, cosa che in tanti non hanno capito, che se non c'è un buon comparto anche musicale, tu puoi avere la migliore cosa davanti e poi ti viene il pugno allo stomaco, vero? Dragon Ball Super Broly. Comunque, le musiche di questo anime sono di Mark Ishikawa e Shusei Murai. Ultima chicca di questo anime è che hanno riproposto a mo' di cover il tema portante della serie, cioè la theme song che usano per la serie, che sarebbe Carry On Wayward Son dei Kansas. Ora, se andate anche a leggervi casomai il testo di questa canzone, avrete modo di capire ancora di più quello che è la serie, sia anime che telefilm, perché questa canzone sembra proprio nata per questa telefilm. Ora, mi pare che vi ho spippolato tutto di questa serie. Ah, anche questa è prodotta da Madhouse, questa me la stavo dimenticando. Ma Madhouse, ancora una volta, è nella mia collezione, anche perché tutti gli anime che vi propongo sono sempre nelle mie collezioni private, quindi ok. Ma quindi ancora una volta abbiamo un prodotto che è ottimo, ed è anch'esso prodotto da un'azienda che fino adesso non mi ha mai deluso. Ora, vi ho rotto un po' troppo le scatole, ne sono consapevole. Io che sono un nerd appassionato di anime e videogiochi, me ne rendo conto, quindi vi saluto e al prossimo video. Alla prossima, ciao ciao!